Buongiorno Acquario, un po' in ritardo come ogni sabato e domenica, come ogni sabato, però è un buongiorno che vale per sabato e domenica. Ti ricordo, prima di cominciare, di iscriverti al canale, di cliccare sulla campanella per essere sempre avvisato dei prossimi video, così mi permetterai di, più siamo, più caricare più video, fare delle altre cose su questo canale. Ok, quindi iscriviti, mi raccomando. Metti anche il like a questo video se ti va, commenta tutto quello che vuoi. Vedo che già commentate in tanti, tra l'altro anche nei vari gruppi WhatsApp, da soli, eccetera. Siete attivi? L'acquario, d'altronde, è il mio segno ed è anche il primo canale che ho creato. Allora, caro il mio acquario, vediamo un attimo come sarà su sabato e domenica. Ragazzi, questa congiunzione è proprio esplosiva. Non so voi, ma io già ieri ho cominciato a vedere un po' di si può dire casini in giro? Me lo passa YouTube, me lo passate voi? Cioè, veramente si stanno, non lo so, stanno succedendo delle cose un po' strane. Andiamo, e lunedì sarà la congiunzione, quindi intanto facciamo vedere, vediamo su sabato e domenica che succede. Sta Venere bella attiva. Vediamo. Vediamo, allora, vediamole tutte al dritto queste carte, va? Il re di denari, dopodiché il 9 di coppe, finora. Poi andiamo a vedere pure al contrario, la morte, e il 7 di bastoni. 7 di bastoni e di denari al contrario, andiamo anche a leggere il significato al contrario, però. Facciamoci la testa poco a poco, vediamo sta morte che cosa ci vuole dire. Ricordiamoci che la morte non è sempre una carta negativa e mi arriva dopo il re di denari e dopo il 9 di coppe. La mia sensazione è che ci siano dei sogni che dobbiamo modificare, trasformare. Situazioni che sono relative, che so, al lavoro, a situazioni materialistiche, economiche, situazioni che hanno a che fare con mariti, come energie maschili di casa molto forti. Beh, io ve lo dico, abbiamo raggiunto tanto, ma in questo momento siamo un po'. Allora, tanti acquari hanno dei problemi economici forti in questo specifico istante. Le cose stanno per cambiare comunque, non vi preoccupate. Per altri, invece, è come se il senso di sicurezza che avete, la vostra autorità, l'abbondanza, no? Che è una cosa che finora vi ha supportato, che avete desiderato, perché veramente qui c'è un acquario che desidera tanto abbondanza, abbondanza non solo economica, ma anche di emozioni, di sentimenti, di comfort nel senso inteso di situazione stabile e di conforto, ma conforto nel senso di non doversi ammazzare tanto, di situazione di tranquillità, eccomi nel termine, di tranquillità. Ma è ancora un sogno questa situazione di tranquillità sabato domenica, però vi dico che in qualche modo le cose stanno cambiando, sta arrivando il cambiamento, ragazzi, e sarà un cambiamento drastico. Quindi sabato e domenica in cui vedrete finire alcune cose. Può essere anche qualcosa che avete dentro, un sentimento, talvolta un sentimento di difesa, di rabbia, di competizione, di sfida. Qualcuno manca di fiducia in se stesso, invece, stranamente, in questo sabato e domenica riacquisterete la fiducia. È un momento di grande transizione, l'acquario lo sa, lo sente tutta questa transizione. Bisogna semplicemente perseverare e ad attendere. Non è un momento in cui l'acquario sa attendere, lo so, ma non abbiamo altro da fare. Questo è un momento in cui potremmo avere delle difficoltà economiche, e però vedrete che le cose stanno per mettersi al meglio. Ricordatevi che Marte passa in gemelli, passando in gemelli incontra Giove,
Quindi dal 19 in poi, dal 20 in poi, finalmente tutte quelle occasioni che non abbiamo avuto potremmo averle da un punto di vista economico, professionale, del self-esteem, come si dice in italiano? del controllo del credere in noi stessi, non mi viene il termine italiano, del credere in noi stessi, ok? Quindi della fiducia in noi stessi. Tutto verrà finalmente, nuovamente messo a posto. È da un po' che soffriamo perché abbiamo avuto Giove in posizione quadrata, ok? Quindi non è stato semplice affrontare quest'ultimo anno, però vediamo, vedrete che adesso è passato in gemelli. Le cose stanno cominciando a muoversi, ma le cose si muovono e poi si arriva alla meta. La meta è vicina, e ce lo dicono queste carte. C'è la morte. La morte è la fine di un ciclo. Qualcosa di nuovo inizia. È vero, è una sfida. In questo momento lo sentite come una sfida. Vi dico subito, questo sabato e domenica sentirete tantissimo la pressione di tutto quello che è nei vostri sogni e che vi sembra così lontano da raggiungere. È così difficile mantenere il controllo in questo sabato e domenica. Manteniamolo. Adesso da prendere un'altra carta. Manteniamolo perché non credo che abbiamo altro da fare. Ne prendo soltanto una di queste. Manteniamo il controllo perché le cose stanno per cambiare. È un sabato e domenica in cui sentiremo che manca tanto. Sentiremo di non abbiamo più fiducia, non abbiamo più manco supporto economico da parte di noi stessi, però vedete il bastone, la carta numero 51, vediamo cosa ci vuole dire. Vedrete che le cose cambiano presto. Simbolo di autorità, ma anche in quelle carte ho visto l'autorità. Detiene la capacità di mitigare gli estremi, vi aiuta a trovare il giusto modo di agire, la via di mezzo per mantenere l'equilibrio una volta che avete iniziato a procedere in quella direzione. Ok, ci ricorda anche la transitorietà di tutte le cose e che la dualità deve provenire dal profondo desiderio di servire. Quindi mi raccomando, tutto è transitorio. Ok, anche questo momento che avvertite di difficoltà è transitorio. Sarà un sabato e domenica in cui li avvertite, perfetto, pensate che sta per cambiare, che un nuovo inizio è davanti a voi. Ok, Acquario, ti saluto per adesso. Ti auguro un buon sabato e domenica e noi ci vediamo lunedì col buongiorno Acquario. Bye bye. Buongiorno Scorpione. Anzitutto, se non sei iscritto a questo canale, iscriviti, clicca sulla campanella per essere avvisato dei prossimi video, li faccio ogni mattina. Abbiamo il mio buongiorno oggi un po' più tardi, ma perché facciamo sabato e domenica, lo sapete. Allora, più sarete gli iscritti, più contenuti possono essere messi in questo canale. Sapete che è il secondo canale che ho creato, il secondo singolo canale, quello che è stato tra i primissimi a essere creato. Allora, Scorpione, beh, sta congiunzione è una rogna, lo sappiamo tutti, e anche con tutte queste energie retrograde lo sono. 5 di coppe, paggio di coppe, 6 di coppe. Morte anche per te, che ragazzi, vi faccio notare che la morte non è sempre una carta negativa e che indica un grandissimo e profondo cambiamento. Ricordiamoci che la congiunzione è in atto, lunedì sarà il soggiorno massimo, che quindi i cambiamenti, anche abbastanza improvvisi e repentini, sono davanti a noi. Ok. Caro il mio Scorpione, sicuramente in questo momento non stai benissimo, ok? C'è una sorta di, non so, sofferenza interiore, non riesci a vedere le cose belle che ci sono, hai un sacco di dubbi, sai che devi andare oltre, ma non riesci a trovare pace nell'andare oltre, in questo pensiero. Sabato e domenica in cui potresti ricevere dei messaggi, in cui potresti avere delle belle sorprese, una sorpresa felice, in cui si possono creare delle opportunità. Non escludo che tu possa trovare un nuovo interesse emotivo o sentimentale. Però c'è sempre dentro di te, soprattutto in questo weekend,
La memoria, la nostalgia, è come è un weekend veramente di rigurgito, scusami se è il termine, di rigurgito di tutto quello che di bello c'è stato, di tutto quello che abbiamo vissuto di bello con qualcuno o in famiglia. È grande senso di nostalgia della gioia che abbiamo provato, perché non è un momento di grande gioia, la stiamo ritrovando nei nostri pensieri del passato, nello specifico in questo momento. Non riusciamo a trovare pace, lo scorpione non riesce a trovare pace, però ti ricordo una cosa, che questo è un momento di grande transizione, di trasformazione, sta per finire un ciclo, ok? Sai per entrare in una nuova fase della tua vita, vedrai dal 19, soprattutto dal 20, soprattutto che le cose cambiano. Chiaro? Ancora ci sono una serie di transiti che non sono per tutti favorevoli, poi dipende dalla carta natale, però questi transiti del momento, qualcosa, un grosso imprinting lo danno e l'imprinting è al cambiamento, ok? Un cambiamento magari inaspettato che non ti aspetti. Questo sabato domenica è vero, è una sorta di memoria del passato che viene fuori, ok? Ma anche fortunatamente la consapevolezza che da noi deve arrivare il cambiamento e che possiamo noi stessi creare l'opportunità. È finito un'era. Caro mio scorpione, è finita un'era, devi guardare avanti. Ripeto, potrebbe essere soprattutto la domenica, una domenica di ricordi, di memorie, di nostalgia. Però sai benissimo dentro di te, sempre di più, che questo è il momento di sognare, sì, ma di aprirsi alle nuove possibilità. Questo potrebbe essere anche un sabato domenica in cui hai qualche bella sorpresa che non ti aspetti, ok? Qualche messaggio, qualche notizia. Il sabato soprattutto lo vedo un po' così perché è come se tu non riuscissi a trovare pace, uno scorpione veramente che non trova pace, però poi piano piano è come se si autorigenerasse questo scorpione sabato e domenica, ok? Anche se si lascia andare alle memorie del passato, però sa bene che è il momento di mollare. Dentro di sé è un grande, grande momento di trasformazione. Una carta anche. Mi volano le cose anche per lo scorpione, solo una, quindi non guarderò il fondo mazzo degli sciamani per questo sabato e domenica particolarmente intenso, perché è sabato e domenica intenso, il corvo, la carta numero 13. Beh, ci sta col fatto che insomma per ora siete negativi. È il custode della legge universale, la legge della verità. Ci insegna a trovare una congruenza tra chi diciamo di essere e chi sappiamo di essere in realtà. Insiste che diciamo la verità, che creiamo la verità invece di cercarla e che portiamo la verità in tutte le situazioni in cui ci troviamo. Ok? Il tuo potere è di co-creare con la verità. Quindi, correggi nella tua vita ciò che non è vero e lascia che la verità ti renda liberi, libero o libera. Ok? Quindi mantieni la parola data e lascia da parte tutto quello che non senti che ti appartiene. Bella questa carta. Ti ricordo che sei tu che crei il co-creatore del tuo destino. Quindi il momento in cui metterai da parte quello che non ti appartiene più, che non risuona più col tuo vero io, si creeranno le occasioni e creerai tu stesso le occasioni per un nuovo inizio. Caro mio scorpione, noi ci vediamo come al solito lunedì per il buongiorno. Bye bye. Buongiorno bilancia. 13 e 14 luglio 2024. In Gemelli abbiamo Giove, in Acquario Plutone retrogrado, tutti molto positivi nei tuoi confronti. Permane ancora il Sole in quadratura, ma vedrai che insomma presto andrà via. Andiamo a vedere comunque come sarà l'energia di questo fine settimana. Voglio ricordarti di iscriverti al canale se non sei ancora iscritto e mettere il like a questo video. A che serve? Più sarete gli iscritti, più
contenuti dedicati solo alla bilancia verranno fatti, quindi iscrivetevi, condividete questo video, mandatelo ad altri che fanno parte, che sono della bilancia, che hanno luna, sole, venere ascendente in bilancia. Allora, fine settimana col re di denari, con la regina di spade, col 10 di bastoni e col 2 di spade. L'energia di spade è un'energia che ti appartiene. Ci parla di giustizia, di indipendenza, anche di comunicazione fredda. In questo fine settimana potresti essere fredda nelle comunicazioni perché vuoi dare tu il segnale di dove sono i limiti, di dove sono, di dove inizia e finisce un rapporto o una situazione, ok? Il re di denari mi parla di abbondanza, di sicurezza, di comfort, quindi è un sabato molto confortevole. Probabilmente, se sei in un matrimonio, lo passerai a casa con la tua energia maschile. Se sei energia femminile, lo passerai mettendoti in discussione, oserei dire, con la tua energia, con l'energia maschile di casa, che potrebbe essere un padre o un marito. In ogni caso, c'è il senso dello stare bene. Ok, quindi è un sabato e domenica in cui stai molto molto bene, soprattutto il sabato. La domenica, devo dirti, è come se d'un tratto, potrebbe essere stata anche una discussione che si viene a creare, ok? In quel clima così bello che hai avuto il sabato, d'un tratto qualcosa non ti va più bene, ok? O i tuoi pensieri cominciano a girare molto veloci e è come se tu avessi accumulato tanto stress nell'ultimo periodo, tantissimo, e ti senti in un momento di grande stagnazione. Sai che devi fare delle scelte, sai che devi farle oculatamente, con la mente, ok? Sai che devi essere fredda o freddo, devi essere particolarmente, devi avere particolarmente chiaro quello che stai facendo, dove vuoi andare, che cosa vuoi fare. Però devo dire che proprio perché c'è bisogno di prendere questa decisione, di superare questo enorme stress che tu hai gestito negli ultimi periodi, che è anche un periodo di grande stagnazione. Quindi domenica di stagnazione, di grande pensiero, ok? Quindi come se la tua mente andasse a mille, ma non riuscisse a trovare una via di uscita, una via di fuga, mentre invece un sabato bello, riposante, di comfort, di stare in famiglia probabilmente, di sentirsi protetti. La domenica tutto il contrario, non perché non ti senti protetta, non stai in famiglia, ma semplicemente perché il tuo pensiero comincia, probabilmente c'è anche questa congiunzione che insomma un po' di stimoli li dà, la congiunzione tra Marte e Urano in Toro di lunedì, ma già siamo già nel pieno di tutta questa serie di situazioni un po' particolari. Ti dico che in qualche modo hai un sei in un momento di iperpensiero, ok? Quasi di critica nei tuoi confronti o nei confronti di certe situazioni che dovresti chiudere, che sai che devi chiudere o che devi affrontare in maniera rigida, in maniera fredda, ma non riesce a farlo. Perché? Perché in questo momento c'è ancora tanto stress accumulato e ti senti come se avessi responsabilità eccessive rispetto a te stesso. È come se avessi troppe responsabilità rispetto a quello che ti aspettavi, ecco, o che sei abituato a gestire. Che bilancia, andiamo a vedere. Una carta soltanto è volata, ragazzi, non l'ho avuto manco bisogno di prenderla. Ed è il tamburo, la numero 15. Eccola qua, ve la mostro. Il tamburo vi mette in sintonia con il cuore pulsante dell'universo. La sua struttura di legno vi collega agli alberi, vi aiuta nel viaggio verso il mondo inferiore tramite le radici e verso il mondo superiore tramite i rami. La pelle del tamburo dà allo sciamano i poteri del regno animale. Il tamburo invita a uno stato di trance in cui si verificano guarigione e profezia. Ho detto, avete bisogno di vedere, ok? Il tamburo vi invita a compiere il prossimo audace passo del vostro cammino. Le forze del cielo e della terra sono allineate dietro di voi a sostenere un'azione agevole.
Non è tempo di procedere controcorrente, il fiume vi porterà dove volete andare, basta saltarci dentro. Il problema è che avete paura a saltarci dentro, avete paura a prendere decisioni che siano, non dico definitive, ma che in qualche modo creino delle condizioni di allontanamenti o di avvicinamenti. Ok, qualsiasi tipo di decisione in questo momento vi spaventa da prendere, bilancia. Invece il tamburo vi dice che è il momento di prenderle e di buttarvi in questo nuovo corso, perché qualsiasi sia la decisione, in ogni caso c'è un nuovo corso davanti a voi. Va bene, bilancia? Io per ora ti saluto, noi ci vediamo lunedì, mi raccomando iscriviti e metti il like, bye bye! Buongiorno pesci! 13:14, un po' più tardi oggi come potete vedere, ma insomma poi sono due giorni e poi ricominciamo col nostro buongiorno pesci lunedì. Andiamo a vedere un attimo che tipo di energie ci sono per questo weekend. Nel frattempo ti ricordo di iscriverti al canale, cliccare sulla campanella per essere avvisato dei prossimi video. Più siete gli iscritti, più possibilità di avere video soltanto confezionati per voi dei pesci abbiamo, quindi mi raccomando l'iscrizione. Andiamo a vedere che tipo di energia questa settimana, cioè questo fine settimana, la regione di denari, quindi siete molto pratici. L'asso di bastoni, il 6 di bastoni e il 2 di coppa. Allora, il sabato inizia con una voglia di nutrire, una voglia di dare, di supportare. Di essere affidabili, no? Quindi è un pesci affidabile, è un pesci che ha un grande istinto materno in questo sabato, è un pesci comunque che in ogni caso morde un po' il freno, ok? Con l'asso di bastoni morde un po' il freno. Si possono trovare e creare delle nuove opportunità in questo sabato e sono opportunità vincenti. È un bellissimo, ve lo dico, un bellissimo sabato e domenica. Il 2 di coppe mi dice che si possono creare relativamente a coppie, a matrimoni, ad attrazioni reciproche. Ci sono una serie di premesse che diventano promesse. Bello questa, allora, premesse che diventano promesse in questo fine settimana per i pesci. C'è grande senso del sé, ci sono delle buone notizie, buona fortuna in arrivo. Soprattutto la domenica, e c'è questa intesa con un'altra persona o in una specifica situazione che vi porta, che viene portata da tutta una serie di novità che arrivano. Ci potrebbe essere anche, potrebbe anche essere un sabato e domenica di passione, passione proprio fisica, ok? Quindi si apre l'opportunità per viversi un intenso sabato sera, per esempio, o una domenica, e per creare potenzialmente una nuova opportunità e una nuova progressione di cose. Quindi è come se si creassero le premesse per un nuovo inizio, ok? La nuove opportunità di coppia, nuove opportunità di matrimonio, nuove opportunità di attrazioni, eccetera, eccetera. Quindi se c'è una persona che a voi piace tantissimo, non posso non pensare che potrebbe essere un sabato e domenica in cui potete avere delle opportunità di vedervi, di incontrarvi, anche di vivere dei momenti di passione. Il sabato mattina lo vedo un po' più ritirato, un po' più verso, diciamo, a lavorare da un punto di vista genitoriale, di voi stessi o di altri, da un punto di vista più affidabile, più supportivo. Potrebbe essere che avete bisogno di fare delle spese, eccetera, eccetera, ma poi per il resto, da sabato sera in poi, c'è un bel po' di azione, oserei dire. Ok, andiamo a vedere soltanto una carta di queste, lo stregone, wow, la carta numero 48. Perché lo stregone per i pesci? La fonte del potere oscuro rappresenta l'aspetto distruttivo della psiche umana e il comportamento egocentrico che ferisce gli altri.
simboleggia idee e convinzioni che favoriscono separazione, conflitto e penuria. Ed è strano che è entrato nelle carte, che sono molto belle e che ci parlano invece di occasioni di coppia. Quindi andiamo a cercare di capire che cosa ci vuole dire, ok? Esaminate la parte distruttiva della vostra psiche. Dove albergano sentimenti di risentimento, vendetta, concupiscenza, avidità, eccetera. Probabilmente avete fatto soffrire qualcuno a causa di queste tendenze, avete solo dimenticato che tutte le cose sono interconnesse. Quindi dovete cambiare il vostro modo di pensare. Vi viene data una seconda possibilità. Correggete la vostra rotta ed esercitatevi a non incolpare gli altri per l'oscurità che vive in voi. Fate pace con essa e scegliete un'altra strada. Wow! Direi wow perché queste carte sembravano dirci di possiamo parlarci di nuove opportunità anche nei matrimoni, allora e nei rapporti di attrazione, eccetera. Allora vi dico che anche in questi rapporti stiamo attenti a non far prevalere la parte oscura di noi, quella che usa un po' la prepotenza. Del risentimento, della vendetta, eccetera. Cerchiamo di liberarci da tutti questi sentimenti negativi e viviamoci invece un fine settimana positivo. Ok, pesci. Bello questo messaggio, molto diverso da quello che sembrava, però se è arrivato significa che c'è un motivo e che per qualcuno ha fatto centro. Ci vediamo lunedì come al solito. Bye bye. Buongiorno Capricorno. Un po' in ritardo oggi, ma ci sta. È il buongiorno per il sabato e la domenica. Allora, le carte vogliono parlare subito. L'imperatrice. Allora, il sole ce l'avete ancora in opposizione, le altre energie fortunatamente un po' che si sono aggiustate. Vediamo un attimo come sarà questo weekend che tra l'altro, vi ripeto, ripeto anche a voi, si avvicina sempre di più la congiunzione tra Urano e Toro, Urano e Marte in Toro. Voglio ricordarti, Scorpione, di iscriverti al canale se non sei ancora iscritto, di cliccare sulla campanella e di mettere like a questo video, perché più siamo, più siete, più video, contenuti dedicati solo allo Scorpione verranno fatti. Ok, quindi iscriviti al canale se non sei ancora iscritto. Ogni giorno trovi il tuo buongiorno e poi mano a mano altre cose. Allora, l'imperatrice, il 7 di coppa per questo sabato e domenica, il giudizio e la regina di spade. Allora, molto presente la madre, la figura materna, oppure la figura, cioè la crescita. Se siete mogli o madri, siete, è molto interessante questo sabato. È un sabato in cui tanti pensieri si rincorreranno con questo 7 di coppe, in cui avrete anche tutta una serie, valuterete tutta una serie di opportunità nella vostra mente. Sarete comunque molto diretti, a volte anche arroganti nella comunicazione con la nostra regina di spade, che gestisce anche i limiti e i confini di ogni relazione. L'imperatrice, ancora una volta, c'è sviluppo. In questo sabato mattina c'è evoluzione, c'è bisogno di nutrimento. È una energia molto molto bella che ci parla di miglioramenti, ok? Questi miglioramenti passano attraverso un gioco mentale, comunque devo dire del Capricorno, molto intenso, che comprenderà sia il sabato che la domenica. Il giudizio. Dopo tutto questo gioco mentale, in qualche modo abbiamo il perdono, abbiamo il risveglio, abbiamo una nuova fase, quindi c'è una nuova fase davanti al Capricorno. Prima di arrivarci, però, dobbiamo prendere coscienza con tutte le emozioni che ci agitano, con tutti i pensieri che ci agitano, con tutta la nostra anche voglia di essere indipendenti, qui con la regina di spade. E con la voglia di migliorarci e di diventare migliori, di svilupparci o di sviluppare eventuali relazioni. È una quaterna molto interessante, ma diciamo che non ci pone grosse condizioni, ok? O grosse novità. Continua questa fase del Capricorno di dover
pensare, di dover mettere ogni cosa al proprio posto, perché quello in questo momento è proprio il problema del Capricorno, dover mettere ogni cosa al proprio posto, anche al proprio posto, anche se sono pensieri e situazioni che riguardano, guardate qui, la famiglia o eventualmente la madre o eventualmente. Guardate qui, eventuali ritorni o lavoro o sviluppo personale. C'è tutto e come vedete le carte proprio vogliono parlare, è dall'inizio che vogliono parlare per il Capricorno. Incredibile. Andiamo a scegliere, voglio vedere che cosa hanno aperto. Il mondo abbiamo aperto. Quindi c'è la celebrazione della vita, c'è il viaggio, quindi avete anche dei pensieri relativamente a un viaggio, c'è un senso di completezza, quindi quello che avviene questa settimana, tra l'altro dopo il giudizio arriva il mondo, e l'abbiamo aperti per caso, ma sono stati aperti nulla per caso, lo sappiamo. Tutto quello che in questo fine settimana arriverà alla vostra mente servirà per uno sviluppo, servirà per un nuovo inizio che vi porti al completamento, ok, che vi porti a il completamento di un ciclo e ad arrivare ad un risultato che comunque sarà positivo, mi raccomando. Una carta soltanto per questo e prendiamo l'amato, la carta numero 5 con l'imperatrice. Quindi qualcuno di voi sta provando sentimenti di amore con l'imperatrice, ci sta pure, eh? È il riconoscimento dello spirito in un'altra persona, è un movimento verso lo spirito attraverso l'altra persona. È quando il divino ci appare sotto forma di un nostro figlio, di un nostro partner o amico, e sperimentiamo il fatto di essere innamorati. Quindi un cancro innamorato, però ricordiamoci che l'abbiamo presa al contrario. E quindi ci dice: state attenti all'amore romantico, il tipo in cui ci si innamora e disamora. Riconoscete ciò che proiettate sulla persona che sognate. Ok? Ricordatevi che più che svelare la vera personalità altrui, rispecchiano i vostri desideri profondi. Se non ve ne rendete conto, preparatevi ad attraversare di nuovo le fiamme di forti emozioni. Seguite la strada dell'amore. Quindi, in questo momento il Capricorno, cioè al contrario, ha difficoltà a seguire la strada dell'amore, ma riconosce che ha bisogno di questo amore, di essere innamorato. Innamorato non è soltanto dell'altra persona, abbiamo detto un amico, un parente, un fratello, un figlio, eccetera, eccetera, una madre, come ho visto nell'imperatrice. Un fine settimana di sviluppo, ma lo sviluppo più che altro emotivo nel Capricorno, non ci sono incontri, è come se stessero crescendo e quindi stesse mettendo a posto tutta una serie di sentimenti ed emozioni che andranno comunque a posto, questa è la cosa più importante. Ci vediamo lunedì Capricorno, bye bye. Buongiorno Cancro, primo video per te, comprenderà sabato e domenica. Solitamente ne faccio uno al giorno, il sabato lo faccio per il weekend, poi magari qualche volta capita anche che la domenica li faccio. Però buongiorno Cancro, benvenuto nel canale dedicato a te. Se non sei ancora iscritto, non sarai ancora iscritto al canale, iscriviti, mi raccomando, clicca sulla campanella per essere sempre avvisato dei prossimi video. Ti ricordo che faccio video ogni mattina, tranne che la domenica, a volte anche la domenica, però ok. È che più saremo mano a mano, più contenuti andremo a mettere dedicati soltanto al cancro. Ok? Quindi mi raccomando. Andiamo a vedere che energia abbiamo per questo sabato e domenica. Prendo le carte tutte al dritto, nonostante arrivino al contrario. Ti ricordo che hai ancora il sole dalla tua parte. Ok? È che la congiunzione di Marte ed Urano è a te favorevole. Quindi muoviamoci e muoviamoci in modo tranquillo, mi raccomando, ok? Perché diciamo che ci sono tante energie dalla tua parte. Ma non importa, vediamo come sarà questo sabato e domenica. Andiamo al dritto, il Paggio di bastoni.
La morte non è possibile, ragazzi. Tutti i segni che ho fatto fino adesso hanno la morte e questo è molto importante, molto interessante. Perché? Perché ci dicono che questa congiunzione è veramente forte. Improvvisamente le cose possono cambiare. Tu hai anche il diavolo, però. Morte e diavolo, ragazzi, una coppiata terribile. Terribile nel senso, non ti preoccupare, adesso te la spiego. Allora, molti cancro in questo fine settimana stanno attendendo dei messaggi o portano avanti una serie di informazioni, ok? Possono avere anche delle ispirazioni, delle idee, qualcosa che comunque porteranno avanti per liberarsi. Il concetto di base di queste carte è che ci sono dei cancro che vivono situazioni particolari, situazioni che non sono del tutto chiare, ma che invece tendono a volersi liberare da queste situazioni. Metteranno in atto delle strategie, mettono in atto dei comportamenti che possono apparire distruttivi, ma che servono semplicemente a mettere fine ad un ciclo. Stiamo attenti comunque al diavolo, voi siete veramente legati a qualcuno. Quindi, nel momento in cui andrete a tentare di distruggere questo rapporto, chiaramente non sarà semplice. Potreste avere dei contraccolpi, magari dalla vostra stessa emotività talvolta. Non escludo, e ve lo devo dire perché non escludo in questo sabato e domenica il senso di trappola, dell'intrappolamento del cancro. Qualcosa vi fa sentire in trappola. Ci potrebbe essere anche la scoperta di un tradimento, la scoperta di una frode, per esempio. Parliamo proprio da un punto di vista, per esempio, economico. Frode nel senso di un comportamento che non è stato onesto nei vostri confronti. Ok, quindi occhio se lavorate anche sabato e domenica a questa tipologia di comportamenti o di situazioni che possono arrivare. Siete molto legati a qualcuno, ok? Oppure siete molto gelosi, oppure potrebbe essere un sabato e domenica in cui vi piace bere, qualcosa che veramente a cui non riuscite a sottrarvi, anche un vizietto, un vizio, il fumo, fumerete tanto, berrete tanto, non deve per forza essere qualcosa di assolutamente distruttivo, ma ricordatevi che siete in una fase di grande transizione. Io credo che il cancro abbia una grandissima creatività in questo momento. Tra l'altro c'è la Venere in seconda casa ed è molto importante perché c'è nella parte economica. Quindi, grandi ispirazioni, grandi idee per il cancro in questo fine settimana che possono addirittura modificare completamente l'assetto delle cose che finora ha portato avanti. Va benissimo, l'importante è che riusciate a sottrarvi anche dal gioco di tutta una serie di comportamenti e di regole e di situazioni, ok, da cui siete gestiti. Non siete voi che li gestite, ma siete gestiti, ok? Mi raccomando, agite in maniera strategica. Questo deve essere un fine settimana in cui dovete essere strategici e lo sarete, secondo me. Ve lo dico perché il sole è dalla vostra parte. Riuscirete a trovare, a vedere tante cose con molta più chiarezza e questo vi permetterà di porre fine a un ciclo o a una grande trasformazione, un grande cambiamento. Andiamo a vedere una sola carta di queste degli sciamani anche per voi. Il coyote, la carta numero 12. Ma manco a dirlo, è il simbolo dell'imbroglione sacro. Ma lo vedete? Ma lo vedete? Cioè le carte non ci parlano di altro. Caro il mio cancro, o sei tu che hai un comportamento veramente ambiguo nei confronti di una certa situazione e questa cosa in questo fine settimana ti pesa in modo particolare. O stai attento se è circondato da persone che non sono chiare. Ok?
colui che dirotta la crescita e la comprensione, assicurandosi che le cose non vadano come previsto. Il coyote porta l'energia dell'inganno divino per liberarvi dalle pastoie di ciò che non vi è utile, quindi state attenti. Il coyote potrebbe essere voi stessi che non riuscite a sottrarvi da quello che ho detto io, da qualcosa che poi alla fine però non vi è utile. Ok? A volte sembra che otterrete tutto ciò che volete solo per scoprire che il coyote vi porta nella direzione opposta a quella da voi sperata. Le lezioni impartite dal coyote possono inizialmente sembrare ambigue, ma sono sacre e sempre rivolte al massimo bene. Se spunta il coyote nelle carte, come in questo specifico caso, è tempo di prestare particolare attenzione a sviamenti e delusioni perché mettono alla prova la fede. Ve l'ho detto, qui c'è veramente la vostra stessa consapevolezza della frode, del tradimento, dell'inganno vostro o di qualcun altro attorno a voi. E questo è un fine settimana in cui improvvisamente potreste arrivare alla verità. Verità che comunque non vi sottrarrà a questo gioco. Ok, Cancro, noi ci vediamo lunedì per il buongiorno Cancro. Mi raccomando, metti il like iscriviti al canale. Bye.